INA, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, presenta Archimede che prevede. Dov'è l'ascella? Ho perso l'ascella. Ah, ecco il termometro, ecco Archimede, l'ascella. Archimede, che cos'hai? Niente, non ho niente. Ma allora perché mi hai chiamato? Perché ho gli orecchioni. Alla tua età, hai chiamato il dottore? E come no, ho chiamato te? Io sono ragioniere. Va tranquillo, va sereno, va sicuro, è tutta una manovra di Archimede che prevede. Sono 3 giorni che sono a letto. Allora non hai niente. Ho un attacco di cognatite. Che? Una malattia esotica? No, un cognato nostrano ha detto che vuole venire a passare qui da noi un mese e io non ce lo voglio. È una parola. E come fai? Va tranquillo, va sereno, va sicuro, ho previsto tutto. Quando arriva mio cognato dalla stazione, tu fai così. Alt! Fermi tutti! Cordone sanitario! Archimede agli orecchioni! Malattia infettiva e pericolosissima, soprattutto per i cognati! Così mio cognato si spaventa, ripiglia il treno e se ne va. Eccoli, eccoli! Alt! Cordone sanitario! Archimede agli orecchioni! Che ma non è possibile! Ma se lo dice il ragioniere, Don, cioè il dottore, ci puoi credere? Allora è vero! E sono pure contagioso, soprattutto per le persone di famiglia, vero dottore? Verissimo, nessuno può stare in casa, tanto meno lei. Anche tu, Archimede, vai a prenderti gli orecchioni proprio adesso! Vai no, via, no. Bello, io ti voglio troppo bene, non ti voglio attaccare gli orecchioni! Ti starò vicino e ti curerò! Ma c'è pericolo del contagio! Ma non per me, io gli orecchioni li ho già avuti. Eh? Li hai già avuti? Sì. Allora non c'è il contagio? No, no. Allora? Che fai? Ti trattieni? Anche 2 mesi, se necessario. E che te passino, gherighette. Eppure avevo previsto tutto. Sì, ma dovevi prevedere bene. Prevede bene chi si assicura INA. INA, Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Volersi bene, vivere insieme una vita serena, lunga, felice, rendere sicuro l'avvenire della famiglia prevedendo in tempo. Prevedendo bene con un'assicurazione INA, oggi anche con capitali e rendite che si adeguano al costo della vita. INA, Istituto Nazionale delle Assicurazioni.